Ha dominato la discesa libera iridata Marco Odermatt, infliggendo pesanti distacchi agli avversari. Il fuoriclasse svizzero conquista così la sua prima vittoria in carriera in questa specialità e la sua prima medaglia ai mondiali. È incredibile. Questa giornata resterà indimenticabile per me. La prestazione è stata perfetta. Non avrei potuto limare nemmeno un centesimo al mio tempo. Un vero capolavoro. Il suo principale rivale, il norvegese Alexander Aamodt Kilde, si deve accontentare del secondo posto a 48 centesimi di Odermatt e della medaglia d'argento. La seconda in questi campionati dopo quella in Super G. Odermatt Kilde. La rivalità fra noi due non finirà mai. Questa volta ha meritato Odermatt, ha sciato in modo insuperabile. Io mi prenderò presto la rivincita in Coppa del Mondo. Ci sarà da divertirsi. Mi manca l'oro mondiale, ma certamente due argenti non sono poi da buttar via. Terzo sul podio il canadese Cameron Alexander. Migliore degli azzurri, settimo, Florian Schieder, partito con il pettorale numero uno e autore di una prova solida e convincente, nonostante un errore nel finale. Sono mancati solo due decimi per il bronzo. È stato bellissimo scendere come primo anche su sta pista. Peccato adesso però essere dietro da questi tre mostri della discesa, non è neanche male, ho fatto una bella gara. Ottavo Dominic Paris. Quindicesimo Matteo Marsaglia, che alla fine della gara ha annunciato il suo ritiro dall'attività agonistica a fine stagione. La cosa più bella sarebbe riuscire ad arrivare alle finali e dare l'addio lì, in bellezza, però sì, in ogni caso ci siamo, è arrivato il momento di farci da parte.